Buongiorno a tutti, mi fa piacere questo silenzio irreale. Il ministro Salvini è ripartito da Magione 2 minuti fa, quindi pensiamo che in 20 minuti debba essere qua. Anzitutto diciamo che ci dispiace non poter accogliere tutti quelli che volevano esserci oggi, ma ancora sulle previsioni meteorologiche non possiamo fare nulla. Credo che Salvini proverà a fare anche quello, ma non so se gli riuscirà. Quindi l'unica struttura coperta qua a Foligno disponibile era questa e va bene, intanto è così. Allora, innanzitutto grazie per questa risposta così importante e volevo ringraziare anzitutto, adesso li citerò tutti, i nostri candidati della lista della Lega, 24 persone che generosamente si sono messe a disposizione di Stefano Zuccarini e della città. E quindi a loro e al nostro candidato sindaco Stefano Zuccarini farei veramente un grande applauso. Vi chiamo tutti, Polli Riccardo, Allegretti Giuseppe, Paolo Arcangeli, Azzarelli Alessandra, Bagatti Federica, Barili Decio, Betti Barbara, Bortoletti Michele, Cetorelli Agostino, Collarini Luciana, Consonni Luigi, De Felicis Marco, Eleuteri Giampaolo, Galli Paolo, Gasparrini Clarita, Gasperini Umberto, Giuliani Michela, Lini Domenico, Lucangeli Caterina, Malaridotto Mauro, Mostarda Natalì, Proietti Lanfranco, Tarano Andrea e Valeri Flavio. Vincere a Foligno non solo è possibile, è veramente a portata di mano questa volta. Qualcuno maliziosamente ha detto che ci abbiamo speranze perché abbiamo letto sui giornali quello che abbiamo letto, ma questo in realtà non è vero. La Lega da anni in Umbria sta iniziando a vincere e a convincere soprattutto laddove amministra. Qua sul palco ci abbiamo tre sindaci che da anni ormai, o qualcuno da un po' di meno, stanno affrontando quella pagina importante che riguarda l'amministrazione, l'essere non più opposizione ma propositivi, essere vicino alla gente. Iniziamo con Daniele Nicchi. Prego Daniele. Grazie, grazie, grazie Virginio. Allora, io rappresento, sono sindaco di un piccolo comune della provincia di Terni che è Attigliano e è con grande piacere che oggi sono qui per il momento a rappresentare pochi sindaci della Lega dell'Umbria, ma che sono sicuro diventeranno tantissimi dopo questa tornata elettorale. Voglio solo ricordare un episodio. Circa 10 anni fa la Presidente Marini, in una tornata elettorale che ovviamente sappiamo tutti vide vincente le amministrazioni di sinistra, in un'intervista disse: sì, ma tanto Attigliano è quella pecora nera dell'Umbria, così ci definirono quelle amministrazioni. Oggi sono veramente felice di essere qui su questo palco insieme a tanti amici e a tante persone che sicuramente vedranno grandi risultati dopo questa tornata elettorale. Grazie, grazie a tutti. Grazie Daniele. Ora passo la parola a un comune che pensavamo tutti fosse inespugnabile, il comune di Umbertide, invece ci abbiamo qua il sindaco della Lega, Luca Carizia. Grande Luca. Sì. Buonasera a tutti. E scusate l'emozione, perché non è che uno è abituato a parlare di fronte a tante persone. L'onorevole Caparvia mi ha detto che ho 1 minuto e mezzo, io non vi rubo più di 20 secondi. Se
governiamo ad Umbertide con 10 consiglieri di maggioranza della Lega, perché non è solo governare, è governare con una maggioranza monocolore targata Lega, credo che sia possibile ovunque. Ma per rendere questo obiettivo fattibile occorre che tutti quelli presenti qui il giorno del 26 maggio facciano una X su Stefano Zuccarini, sindaco. Arrivederci, in bocca al lupo. Grazie Luca. La città ad oggi più grande amministrata dalla Lega, la città di Terni. Abbiamo qua il grande sindaco Leonardo Latini. Buongiorno, buongiorno a tutti. Al di là delle condizioni meteo è veramente una bellissima giornata per Foligno e per la Lega. Sono arrivato, ho iniziato subito a parlare con Stefano, ho detto io ovviamente non sto dentro la città di Foligno, non sto dentro quello che sono le dinamiche, ma vista da fuori è una bellissima campagna elettorale, ma perché Stefano e tutta la squadra della Lega sta veramente facendo una figura eccezionale. Io l'ho iniziato a conoscere da poco, ma devo dire che nel momento in cui ho iniziato a interfacciarmi, a parlare, ho avuto subito un feeling, perché secondo me è veramente la persona giusta per Foligno. Non c'è nulla di inespugnabile, e al di là di quelle che sono le battute di qualcuno, ma qui c'è un sindaco veramente capace, c'è una bellissima squadra di persone e che vedo crescere giorno dopo giorno, crescere durante questa campagna elettorale, ma sicuramente sono quelle persone che sono giuste per dare quelle risposte che Foligno e la nostra regione meritano. Siamo partiti da Terni in una conquista che piano piano arriverà, come tutti auspichiamo, anche ai palazzi regionali. In questo anno scarso di amministrazione su Terni abbiamo saputo dare quelle risposte che i cittadini aspettavano. E quindi stiamo consolidando il nostro consenso, stiamo dando veramente prova di buona amministrazione, quella buona amministrazione che c'è in tutti i territori governati dalla Lega. Per questo io sono convinto che Stefano sarà il prossimo sindaco di Foligno, che questa bellissima squadra sarà il suo supporto quotidiano. I consiglieri sono fondamentali, i consiglieri sono veramente la guardia armata del sindaco, sono coloro che si interfacciano con i territori, con le piccole comunità, con le associazioni, e dovete stargli vicino. Questa è una promessa che dovete oggi fare a lui e la dovete fare alla città, perché voi rappresentate la città. In bocca al lupo a tutti, in bocca al lupo Stefano. Io sono convinto che arriverà il successo. Ci vuole l'impegno di tutti in questi ultimi 20 giorni, veramente chiamate, telefonate, bussate alle porte, fate tutto quello che è necessario, perché Stefano lo merita, loro lo meritano e soprattutto Foligno e voi lo meritate. Buona giornata a tutti. Grazie Leonardo. Il 26 maggio sapete che non si vota solo per le amministrative, si vota anche per cambiare l'Europa, e non è un dettaglio, è veramente un appuntamento storico. Qua in Umbria abbiamo due candidati per la Lega Umbri, Francesca Peppucci che ci sta raggiungendo, era prima a Magione con il ministro, qua sul palco invece abbiamo Stefano Pastorelli e invito qua a dire due parole. Sì, grazie. Buonasera a tutti e benvenuti. È per me un'emozione parlare davanti a una platea così numerosa. Sono Stefano Pastorelli, nato a Foligno, risiedo ad Assisi, papà di 4 figli, sposato con Barbara da 28 anni. La mia storia è una storia normale, come quella di tanti di voi che siete qui oggi. Militante della Lega da oltre 12 anni, quindi ringrazio per aver fatto il mio nome il direttivo della Lega Regione Umbria, il ministro Matteo Salvini per aver scelto me ed ovviamente anche Francesca per poter darci l'opportunità di rappresentare questa splendida regione, la nostra regione Umbria. Diciamo che l'Umbria in Europa è in fondo a tutte le classifiche per crescita, non per demerito dei cittadini, non per demerito dei tanti imprenditori coraggiosi che ci sono anche qui in Umbria, ma ovviamente per demerito di una classe politica che ad oggi non ha
potuto, non ha voluto sostenere le istanze del popolo umbro in Europa. Penso al PD che è venuto in Umbria a cogliere voti e quindi a convincere anche molti di voi che sono presenti qui oggi a votare i propri candidati per poi riportare risultati zero a questa regione. Ecco, noi non vogliamo fare questo, noi ci impegniamo a stare vicino a tutti i cittadini, a tutti gli imprenditori, ovviamente anche a tutte le amministrazioni di tutti i colori, non come hanno fatto quelli che ci sono stati fino ad oggi, che hanno preferito usare un monocolore e quindi dirigere quei pochi soldi che sono venuti dall'Unione Europea sempre ai soliti noti. Vorremmo quindi cambiare questo. Ci impegniamo per promuovere la nostra regione in Umbria. Il mio impegno è semplice, non arretrerò di un millimetro, con molto garbo, ma educazione, ma non si arreta di un millimetro. Questa volta l'Umbria deve avere la propria rappresentanza decisa in Europa, perché è vero che l'Europa, diciamo, noi abbiamo bisogno dell'Europa, ovviamente non di questa Europa comandata da burocrati e banchieri, ma di un'Europa dei popoli, ed è l'Europa che ha bisogno dell'Umbria. Penso a San Benedetto da Norcia, patrono d'Europa, San Francesco d'Assisi, Santa Rita da Cascia, penso a Pinturicchio, al Perugino, penso a Properzio. Quindi noi non accettiamo lezioni da nessuno, ma vorremmo entrare nel Consiglio Europeo in punta di piedi portando le vostre istanze. Per fare questo serve l'aiuto di tutti voi. Tutti voi vi dovete impegnare, ovviamente in prima istanza a sostenere il candidato sindaco Stefano Zuccarini e tutta la splendida squadra della Lega che vedete qua schierata oggi. Poi sulla scheda rossa c'è da fare uno sforzo e spiegare ai tanti elettori, agli amici, ai parenti, agli amici degli amici che vanno scritte le tre preferenze. È un po' faticoso, ma con un po' di impegno, un po' di materiale ce la possiamo fare. Salvini, Pastorelli, Peppucci. Con il vostro aiuto ce la faremo. Dal 26 maggio saremo a disposizione vostra, e anche da oggi direi. E prometto che festeggeremo, e questo lo ricordo alla senatrice Donatella Tesei che vedo qua, già gliel'ho chiesto un'altra volta, di preparare una buona bottiglia di Sagrantino di Montefalco, promettendo che non mi farò vedere da Juncker, perché sennò è un disastro. Grazie a tutti. Grazie. Grazie Stefano. Ovviamente Stefano Pastorelli quando parla degli amici sono diversi i nostri amici degli amici di quelli della sinistra. I nostri sono proprio amici, gli altri sono altra cosa. È importante avere rappresentanza dell'Umbria in Europa, come è stato veramente tanto importante avere rappresentanza parlamentare dell'Umbria a Roma. Lo dico non per me stesso, che oggi faccio il presentatore, spero di fare il parlamentare un po' meglio di come faccio il presentatore, lo dico per i colleghi che sono qua sul palco oggi, che hanno veramente dato un impulso importante, forse un impulso che in altre legislature non si era visto per l'Umbria, un impegno costante e forte sul territorio. Ma iniziamo da una new entry in Umbria, perché lei è romana de Roma, giusto? Ma ci sta dando una grande mano in Umbria, è l'onorevole Barbara Saltamartini. Grazie, grazie Virginio, grazie a tutti voi. Io credo che oltre a fare un applauso e un grandissimo in bocca al lupo a Stefano e a tutta la squadra dei 24 candidati, credo che un applauso vada fatto ai nostri parlamentari, ai nostri sindaci, ai nostri amministratori locali, però permettetemi anche a Virginio Caparvi, che oggi fa il presentatore, ma da segretario regionale ha dato un grandissimo e sta dando un grandissimo contributo alla Lega in Umbria, e ce la sta mettendo veramente tutta in questa campagna elettorale, spesso sollecitando ognuno di noi a dare il massimo per la squadra, per il senso di squadra, quel senso di squadra che qui a Foligno è rappresentato al massimo, ma in ogni territorio che sto girando. Io mi occupo più del Ternano, ma vi posso assicurare che in qualsiasi comune stiamo andando la Lega giorno dopo giorno cresce, si rafforza e si fortifica. Allora, senza occupare tempo, perché ci sono interventi più autorevoli del mio, il 26 maggio noi abbiamo due grandi obiettivi. Il primo è di vincere a Foligno e fare in modo che il nostro Stefano sia il sindaco di Foligno, che la Lega esprima il sindaco a Foligno, i nostri
candidati sedano in consiglio comunale, quindi croce sul simbolo e su quella scheda, ma il secondo, che è ancora più importante perché su quel risultato che noi ci andremo a giocare anche la sfida alle regionali, è portare l'Umbria in Europa. Io vi posso dire, da romana, quindi da persona che sa bene quanto pesa anche il Lazio nelle elezioni europee, che questa volta eleggere uno più uno, due umbri in Parlamento europeo è possibile. Spetta ad ognuno di voi fare in modo che sulla scheda rossa scriviate le tre preferenze. Salvini, Peppucci, Pastorelli, se le scrivete tutte e tre vi posso assicurare che in Europa ci sarà la rappresentanza dell'Umbria e mai come oggi ci giochiamo questa sfida. È un appunto storico, sta a voi compierlo come sta a voi far sì che il nostro Stefano diventi il prossimo sindaco di Foligno. Un grande bocca al lupo a tutti voi. Grazie Virginia. Grazie a te Barbara. Andiamo ancora più lontano perché andiamo a Brescia, ma in realtà con il cuore in Umbria. Simone Pillon. Grazie, grazie Virginio, grazie a questa splendida squadra, grazie a ciascuno di voi che siete qua oggi, che avete voluto in una domenica uggiosa venire a vedere l'inizio di una rivoluzione, la rivoluzione del buonsenso. Solo due anni fa sembrava impossibile quello che stiamo vivendo qua oggi, un comune e una Europa dal basso e dall'alto, questa rivoluzione che riporta semplicemente il buonsenso che abbiamo tutti noi nel cuore, ridare un cuore all'Europa, l'Europa dei burocrati, l'Europa dei banchieri, l'Europa della burocrazia oppressiva, e deve diventare l'Europa dei popoli, l'Europa degli italiani, l'Europa dei francesi, l'Europa dei belgi, e così dal basso restituiamo il comune di Foligno ai folignati, restituiamo un'amministrazione capace. Io non lo so che cosa pensate voi, io faccio l'avvocato e quindi mi approccio sempre alle questioni giudiziarie con grande rispetto e mi spiace alle volte vedere sulle pagine dei giornali atti giudiziari che dovrebbero stare forse nei fascicoli, però una cosa mi ha colpito leggendo quelle intercettazioni: c'era un popolo, quello umbro, che era stato messo in fila con il cappello in mano da una cattiva amministrazione a chiedere per piacere un posto di lavoro. Noi non vogliamo più questo. Noi vogliamo che l'amministrazione funzioni bene e che chi è capace abbia il posto che merita. Non esiste il posto di lavoro richiesto con il per piacere, perché sei amico, perché non deve esistere. E vogliamo che i nostri figli, se non hanno il posto al Silvestrini o non so in quale ospedale, sia perché non hanno studiato abbastanza, non perché non erano amici degli amici degli amici. Ma questo è uno stile Lega che abbiamo imparato e che dobbiamo portare, come ripeto, da Foligno all'Europa, e vedere questa squadra di ragazzi e di ragazze, vedere questo candidato sindaco coraggioso che non ha paura di niente, che va avanti dritto per la sua strada, vedere Matteo Salvini, adesso che non è qua ce lo possiamo dire, ma lo vedete quel ragazzo? Ma io la sua vita non la farei per 1 milione di euro al mese. Oh, ma non dorme di notte, ma è sempre in giro, stamattina era a Firenze, ora viene qua, stasera è a Roma. Ma cosa lo spinge? Che cosa lo porta? Io credo che lo porti quella cosa che un pochino sentiamo anche noi in fondo al cuore. Ce la possiamo fare. Possiamo dare ai nostri figli un futuro davvero migliore. Un'Europa con radici cristiane. Un'Europa dei popoli, una città per i suoi abitanti. Grazie a tutti. Grazie Simone. Adesso arriviamo in Alto Tevere con l'onorevole Riccardo Augusto Marchetti. Grazie, grazie segretario e grazie Foligno. Ecco, voi siete la dimostrazione di quello che è il sentimento degli umbri oggi. Era impensabile una sala come questa fino a pochi mesi fa. Oggi voi siete la dimostrazione che l'Umbria ha voltato pagina, che l'Umbria ha rimesso e vuole rimettere la meritocrazia al centro della propria azione politica, e a questo siamo chiamati. Siamo chiamati a farlo a Foligno con un centrodestra unito, con un sindaco a trazione Lega, e c'è bisogno di centrodestra e di Lega, c'è tanto bisogno, credetemi, e
sappiate che andrete a votare una persona che metterà gli italiani prima su tutto, dalle case popolari ai contributi affitto, tutto ciò che è a disposizione del comune sarà prima gli italiani. E ce la faremo perché è un grande candidato e ce la faremo perché io sono la dimostrazione vivente. Sento dire tante volte è difficile, è impossibile, non esiste difficile, è impossibile. Il 4 marzo io ero sul collegio uninominale Umbria 2 contro Giampiero Bocci. Tutti mi dicevano, ma sei giovane, dai un'esperienza. E io gli dicevo, guardate che sta soffiando un vento di libertà così forte che spazzerà via anche il sistema umbro. E il 4 marzo io ho vinto collegio uninominale alla Camera contro uno di quelli che avete letto nei giornali. Non voglio entrare nel merito dell'aspetto giudiziario, ma con noi i concorsi li vince chi ha le capacità, la bravura. Dobbiamo riportare in Umbria quei 120.000 giovani che sono scappati all'estero a fare i lavori che gli europei non vogliono più fare. Il nostro futuro, il nostro obiettivo è quello di ricreare in questa terra, nelle nostre terre, un futuro diverso, non per noi, ma per i nostri figli. Orwell diceva, nell'epoca dell'inganno universale, dire la verità è un atto rivoluzionario. Qua abbiamo dei rivoluzionari veri e vi chiedo un applauso. Parliamo con tutti, facciamo casa per casa e spieghiamo agli umbri che esiste un'altra possibilità, che esiste un altro futuro e per quel futuro dobbiamo lottare tutti fino in fondo, anche e soprattutto per cambiare l'Europa, perché la nostra Europa è quella di Matteo Salvini e Marine Le Pen, non quella di Juncker. Questa è la nostra Europa e per quella dobbiamo lottare fino alla fine. Un'Europa dei popoli, un'Europa con i confini veri, che stoppa l'immigrazione come abbiamo fatto. Ci dicevano che era impossibile e gli abbiamo fatto vedere che era possibile. Abbiamo ridotto i 35 euro a 19 e con 2 miliardi risparmiati stiamo assumendo oltre il turnover 6.000 agenti di pubblica sicurezza che troverete anche a Foligno. Questa è la Lega al governo. Tanto abbiamo fatto, tanto ancora dobbiamo fare. Concludo perché sono arrivati anche gli altri. In bocca al lupo a tutti, viva la Lega e mi raccomando il 26 Salvini. In bocca al lupo Stefano. Grazie, viva la Lega, viva Matteo Salvini, viva l'Umbria. Grazie Riccardo. Ora lascio la parola a un grande sindaco e anche a una grande senatrice. Donatella Tesei. Sarò veramente brevissima. Dobbiamo concentrarci su questa campagna elettorale. Io voglio fare un grandissimo in bocca al lupo a Stefano Zuccarini, persona per bene, competente, valida, giusta per la città di Foligno e a tutta questa squadra fatta di persone meravigliose. Due cose fondamentali che voi da qui dovrete portare fuori. È arrivato il momento di avere coraggio. Non si può tornare indietro, bisogna avere il coraggio di cambiare. Si assistono in questo periodo a notizie false, a notizie diffamatorie, a notizie stranissime, ma io sono convinta, perché l'ho potuto sperimentare sulla mia pelle, che i cittadini di questa regione, così come lo sono e lo sono stati i cittadini della mia città, Montefalco, che ho amministrato per 10 anni, sono intelligenti, sanno vedere e valutare le cose, non si fanno prendere in giro. Ecco, questo è il messaggio. Abbiamo degli esempi, questa regione ci sta dando, terribili. Terribili da tutti i punti di vista. È arrivato il momento di avere coraggio e di cambiare. E cambiare si può. E a Foligno si può cambiare con Stefano Zuccarini, con questa squadra e con tutti gli alleati che lo sostengono. Un in bocca al lupo a tutti. Grazie. Per concludere, passo la parola a Virginio Caparvi, che non è vero che è un presentatore, ma che è un parlamentare molto attivo con cui tutti i giorni lavoriamo e ci confrontiamo,
per il bene della nostra regione che ci sta veramente a cuore. A te. Grazie Donatella. No, solo due parole per ribadire la grande occasione che ci abbiamo in Umbria il 26 maggio. Tutto quello che abbiamo letto è stato detto, noi non facciamo i giudici, non facciamo sentenze. Ma in quello che abbiamo letto c'è una condanna politica definitiva ed è quella manifesta che molti di noi già conoscevano prima di quei titoli di giornale, e cioè che in Umbria c'era spazio solo per gli amici degli amici, appunto. Mentre 20.000 giovani in 5 anni dall'Umbria se ne sono andati. Io ho ricevuto personalmente messaggi di medici di Torino che mi hanno detto: in uno di quei concorsi ci sono anch'io, speriamo non lo sappia mia madre. Ecco, questo è come hanno ridotto la regione, 50 anni di monocolore di sinistra. Dobbiamo assolutamente cambiare e il primo segnale glielo inviamo il 26 maggio e glielo inviamo nella città del potere della sinistra, perché Perugia è capoluogo di regione, Foligno è capoluogo politico della regione Umbria. È inutile che loro ce la raccontino con la trovata elettorale del candidato civico. Il candidato civico non esiste, non c'è un candidato civico, c'è un candidato di sistema. Dovevano trovare un volto pulito, sicuramente lo sarà, non lo mettiamo in dubbio, perché dentro al PD facevano fatica e allora hanno fatto in modo che non fosse un candidato del PD, ma di fatto è un candidato del PD. È inutile che ce la venga a raccontare a noi tutti, umbri e folignati in particolare. Quando c'hai vicino Bocci, Lorenzetti, Marini, Barberini, quale buona energia, vecchia compagnia, compagno Pizzoni, vecchia compagnia, tu rappresenti il sistema marcio che ha distrutto questa regione e noi quello combattiamo, noi non combattiamo le persone, noi rispettiamo i nostri avversari politici ma combattiamo un sistema. E questa volta abbiamo deciso di farlo con una persona veramente all'altezza della situazione, per serietà, per capacità politiche e perché sa anche scegliersi una buona squadra. Io ringrazio anche gli alleati che sostengono il candidato Stefano Zuccarini, la lista civica, Forza Italia, Fratelli d'Italia. L'ho detto più volte, noi come parlamentari, come segreteria della Lega, poi una volta vinto il comune uno deve cercare anche di trovare le giuste quadrature, no? A Foligno non ci sarà questo problema perché abbiamo talmente tante persone capaci e in gamba che non avremo un problema sicuramente di competenze per la giunta. Il giorno dopo queste persone potranno sicuramente entrare nel palazzo ed iniziare ad amministrare con un motto ben preciso, che è quello che ha scelto proprio Stefano Zuccarini: nessuno resta indietro, noi non saremo più amici vostri, noi non saremo amici di nessuno e amici di tutti. Gli uffici del comune sono aperti, l'ufficio del sindaco è aperto e chiunque, professionista, impresa, geometra, architetto, voglia chiedere, fare, dire delle rimostranze, esprimere il proprio pensiero, lo potrà fare, non dovrà sentirsi inviso più o meno. Tutti saranno accolti allo stesso modo nel palazzo comunale, perché deve essere la città di tutti, il comune di tutti, ci dicono le frazioni a Foligno, non la città di Foligno, il comune di Foligno, che è molto più grande del solo centro storico. Questo lo possiamo fare perché abbiamo trovato un candidato veramente all'altezza della situazione, che ribadisco anche quest'oggi, è un candidato che quando ci abbiamo parlato le prime volte si è messo a disposizione, e quella è la cosa che più mi ha convinto più di ogni altra. Non ha detto o io o niente, ha detto io sono a disposizione per la città di Foligno, usatemi per quello che voi ritenete utile, sono anche a disposizione per essere candidato sindaco. Beh, l'umiltà, la sicurezza e la passione che ha dimostrato con quel semplice gesto mi ha fatto subito capire che sarebbe stato un ottimo candidato e sono certo, poi avendolo conosciuto, che sarà un eccellente sindaco. Ti dobbiamo veramente tanto, Stefano, per questa grande opportunità che dai alla città. Vedo il senatore Briziarelli che mi dice che il ministro Salvini è arrivato, è alla porta, l'aspettiamo. Trepidazione. Quando ha finito di fare un po' di selfie? Il tempo di 450 selfie entra, cioè è veloce.
tanto lui va a fare l'intervista. Io te l'avevo promesso per le 2:30, dopo... Quindi io do la parola a te, di modo che lui quando sale sul palco tu stabilisci il tempo per dargli la parola. Allora, in attesa che entri il ministro Salvini, mi raccomando di lasciare libero il passaggio, anche perché dopo sono 2:30, credo ci sarà anche il tempo per le foto, per tutto quanto, per chi vorrà farle, però cerchiamo un attimo, c'è tempo per tutto. Pensavo fosse più veloce, però... Hanno spalancato le porte, un po' come... la fumata forse è bianca, c'è musica. Eccolo qua, un grande applauso al ministro dell'interno Matteo Salvini. Grazie Matteo, benvenuto a Foligno. Grazie, grazie Matteo per essere venuto a Foligno. Matteo, iniziamo con le brutte notizie. Ieri la CGIL ci ha comunicato che non è qui oggi, è con le famiglie Arcobaleno e noi ce ne facciamo una ragione però di questo. Allora, lascio adesso la parola al candidato sindaco Stefano Zuccarini, vi chiedo un grande applauso. Grazie Stefano. Grazie. Io non ho molto da dire perché tutti noi sappiamo perché siamo qui oggi. Caro Matteo, grazie di essere qui davanti a te, hai la nostra città che ti accoglie in questo luogo storico, che avrebbe preferito accoglierti in una piazza perché sarebbe stato ancora meglio, ma il tempo ce l'ha impedito. Alle tue spalle hai la squadra della Lega che mi sostiene in questa impresa, che è quella di liberare il comune di Foligno. Ci sono i nostri alleati in sala e io dico solo una cosa: ti aspettiamo qui e la prossima volta che ti accoglieremo sarà in maniera diversa, ti accoglieremo in municipio e sarà una giornata di sole. Grazie capitano. Innanzitutto grazie e perdonatemi, ma la voce è quella che mi rimane da qualche migliaio di chilometri di incontri. A sinistra non capiscono come si possa fare il ministro bene, in contatto quotidiano, ora per ora, con questure, prefetture, polizia, carabinieri, finanza, ma nel contempo non stare sigillato a dormire in ufficio, ma girare l'Italia, a incontrare cittadini, a incontrare sindaci, a incontrare agricoltori, ascoltare imprenditori. Si può. A proposito, mi spiace perché fuori c'è una marea di gente che non riesce a entrare, non so se qualcuno riusciamo a farla entrare. Virginio, vai a vedere se riusciamo a far entrare qualcuno, magari lungo i corridoi. Sì, dai. Solo 200 o 300 persone in più, dai, apri le porte, fai entrare un po' di gente, dai. Garantisco io per l'ordine pubblico. Dalle facce erano solo persone per bene, ce n'erano due bruttini secondo me comunisti, gli altri erano quasi tutti umbri normali. Però, ripeto, siccome un ministro parla coi fatti,
Oggi ho ricordato agli amici del PD che stanno passando le loro ore, i loro mesi a chiedere le dimissioni, che in questo 2019 i reati in Italia sono scesi del 15%. Sono diminuiti gli omicidi, le rapine, gli stupri, i furti, le estorsioni. Attenzione, non grazie al mio, non li fanno entrare. E se no magari usciamo noi. Tu digli che fra 10 minuti usciamo noi, vai a diglielo. Se Maometto non va in montagna, siamo noi che... No, Maometto lo lasciamo là. Noi stiamo a Foligno. Digli che usciamo velocemente. Ovviamente i reati diminuiscono non grazie al ministro, ma grazie allo splendido lavoro delle forze dell'ordine, di donne e uomini in divisa che rappresentano al meglio questo paese. Questi sono i fatti, la vita vera. Poi c'è la polemica politica, quella del Partito Democratico, poveretti. In Umbria stanno preparando gli scatoloni non solo a Foligno ma anche in regione, perché arriva un vento di pulizia e si cambia. E finalmente ci si tornerà a occupare di trasporti, di strade che non ci sono, di ferrovie che non funzionano, della E45, degli ospedali da riaprire invece che da chiudere, del sostegno all'agricoltura, perché ci sono i fondi per gli agricoltori che aspettano da mesi o da anni di essere erogati. E poi c'è bisogno di sindaci che invece di litigare pensino ai loro cittadini. Chi sceglie la Lega a Foligno fa una scelta chiara: per le case comunali, i contributi comunali, i bonus comunali, per il tempo e i denari del comune, prima vengono gli umbri, poi viene il resto del mondo. Prima vengono i cittadini di Foligno, poi viene il resto del mondo. No, il contrario. Perché per qualcuno prima vengono i Rom, prima vengono i richiedenti asilo, prima vengono i disadattati di mezzo mondo, poi arriva il disoccupato umbro, o il padre separato umbro, o il pensionato che non ce la fa a tirare a fine mese. Noi non promettiamo miracoli, abbiamo aperto le porte. Fate arrivare l'applauso della sala, chi è in piazza. Fra poco usciamo, ragazzi, Fra poco usciamo. Quindi è questo. In legittima difesa è legge dello Stato, entrare in casa del prossimo è più pericoloso adesso in Italia, fare il rapinatore e delinquente è più pericoloso rispetto a ieri, perché i cittadini si possono difendere. Oggi, come ieri, in tantissime piazze italiane stiamo raccogliendo migliaia di firme per una proposta di legge, secondo me, di buon senso e normale, che prevede per pedofili e stupratori la castrazione chimica. Non solo il carcere, ma anche la pillolina. Perché chi mette le mani addosso a una donna o a un bambino, oltre che un delinquente, è un malato e un pervertito. E i malati si curano. No, qua no, invece no, poverini. Altro tema che affrontiamo in settimana, io mercoledì invito al Ministero dell'Interno i responsabili delle principali comunità di recupero per i tossicodipendenti, perché voglio costruire insieme a loro una legge che metta in galera gli spacciatori senza se e senza ma. Qualunque droga spaccino, in qualunque quantità, per lo spacciatore il posto è la galera. Non è la strada o il giardinetto. E lo dico anche a quel simpatico parlamentare dei 5 Stelle, tal Mantero, che vorrebbe lo Stato spacciatore, legalizzando e distribuendo, che oggi mi ha attaccato dicendo: però così Salvini punisce non solo gli spacciatori, ma anche i contadini. Vabbè, io prima no, perché lui dice che ci sono dei contadini che coltivano droga, ma... Io anche prima ero al Mulino Fagioli e sono orgoglioso di aver salvato centinaia di posti di lavoro grazie alla Lega qua in Umbria, di operai che altrimenti... Però io conosco i contadini che coltivano il grano, che coltivano le olive, che coltivano gli agrumi, gli ortaggi. Quello è il contadino. Il contadino spacciatore ancora non l'avevo intuito come fattispecie
E se uno invece degli ortaggi coltiva altro, anche per lui si aprono le porte della galera, perché la droga fa male e ammazza le future generazioni. E lo vediamo nei centri sociali, il risultato dell'uso delle droghe e dell'abuso delle droghe. Quindi cose normali, e però poi per qualcuno non è normale, perché leggevo adesso arrivando qua che il governatore della Toscana, non è lontano, questi si vede che c'hanno la stessa epidemia, ha detto che sono, io e la Lega siamo razzisti e fascisti, perché siamo autoritari. Partiva da una cosa che ho proposto ieri, che secondo me, che ho provato io sulla mia pelle quando andavo all'elementare e alle medie, ho detto: per avere i bimbi, non i bimbi ricchi, i bimbi poveri, i bimbi belli e i bimbi brutti, in classe a me piacerebbe che tornasse il grembiulino per le bimbe e per i bimbi. Così non c'è quello con la felpa da 600 euro e quello con la maglietta perché il papà non c'ha i soldi. No, il governatore della Toscana è fascista, come Mussolini. Ma dai, cazzo, il grembiulino, ho chiesto il grembiulino, non ho chiesto l'olio di ricino, voglio semplicemente un grembiulino. E a sinistra cercano i fascisti dove non ci sono, razzisti, nazisti, alieni, venusiani. E l'ultimo sondaggio della Toscana mi ha detto una roba che non avrei mai pensato da quando ho cominciato a fare il militante della Lega nel 1991. Sondaggio, poi dei sondaggi si diffida sempre, perché l'unico sondaggio di cui mi fido è la strada, siete voi. È questa domenica pomeriggio, dentro e fuori. Quindi il sondaggio a Foligno, il sondaggio in Umbria è questo. Ma il sondaggio dice che se si votasse oggi, il primo partito nella regione più rossa d'Italia non è il PD, ma è la Lega. Siamo in Toscana, a casa di Renzi, Lotti, Nardella e tutta quella combriccola lì. Quindi vi chiedo, in questi 20 giorni, perché ormai manca poco, la voce che mi è rimasta è questa, in questi 20 giorni vi chiedo di dare il massimo, anche perché ve ne sarete accorti, ce ne stanno facendo e ce ne faranno di tutti i colori, di tutti i colori, perché ovviamente usano gli strumenti che hanno a disposizione, usano i giornali, le radio, le televisioni. Stasera ci sarà un buco di tre quarti d'ora perché mi sono rifiutato di andare ospite da Fabio Fazio su Rai 1, e quindi non so cosa trasmetteranno, non lo so. Sono l'unico segretario di partito che si è rifiutato, ma mi ha detto: ma come? Fa 3 milioni di telespettatori. Per me la coerenza e i valori valgono più di 3 milioni di telespettatori. Riduciti lo stipendio, chiacchierone di sinistra pagato dagli italiani. Riduciti lo stipendio milionario e poi ne riparliamo. E poi ne riparliamo. E vediamo se gli amici dei 5 Stelle, che sono così sensibili ai risparmi, ci aiutano a votare la proposta di legge che dimezza i super stipendi milionari che girano in Rai pagati dal canone degli italiani. Vediamo se, o se hanno qualche amico da difendere anche in Rai. Io no. Quindi giornali, radio, televisioni, non solo. Abbiamo visto qualche sentenza strana. Non dovrei dirlo, perché poi mi dicono: Matteo, vai piano. Se dovessi andare piano non farei il ministro dell'interno. Avrei scelto, se dovessi aver paura di qualcosa o di qualcuno, non farei il ministro dell'interno. E quindi faccio il ministro dell'interno, mi occupo di sicurezza per gli italiani, e lo faccio non avendo paura della mia di sicurezza. E quindi minacce, insulti, attacchi, processi non mi toccano. Però è un giudice a Firenze che prova a smontare il decreto sicurezza. È roba buona? Quanti anni rischio? È il giudice a Firenze che prova a smontare il decreto sicurezza. È il giudice a Bologna che dice: bisogna dare i documenti a tutti. Bisogna iscrivere all'anagrafe comunale tutti, anche i richiedenti asilo che non sono ancora stati riconosciuti come profughi, perché hanno tutti i diritti degli italiani. No, in Italia i diritti ce li hanno i cittadini italiani, punto. Non è che siamo
il distributore automatico di diritti per chiunque arrivi dall'altra parte del mondo. E se qualcuno vuole cambiare le leggi approvate dal Parlamento e dal Governo, si toglie la toga, si candida col PD e va in Parlamento a cambiare le leggi. Fino a che qualcuno fa il giudice, applica le leggi, non interpreta le leggi. Per qualcuno siamo 60 milioni di presunti colpevoli in Italia. In uno Stato di diritto siamo 60 milioni di presunti innocenti fino a prova contraria. E lo dico anche per quegli imprenditori che hanno a che fare con l'Agenzia delle Entrate e con Equitalia. Magari sarà anche il caso di rivedere i bonus che arrivano ai dipendenti dell'Agenzia delle Entrate in base agli accertamenti che fanno ogni anno. Perché non vorrei che qualcuno... portasse a casa lo stipendio sulla pelle degli altri, perché poi fai l'accertamento, poi si risolve in nulla, ma intanto hai rovinato la vita di una persona che rimane incagliato in quella cartella esattoriale per anni. Sono orgoglioso che anche questo l'avevamo promesso, 1.700.000 italiani grazie alla pace fiscale potranno rottamare la loro cartella di Equitalia, senza more, interesse, sanzioni e controsanzioni, pagando quello che possono e tornando a lavorare. Sulla legge Fornero a me si apre il cuore in ogni piazza. Ieri ero a Scandicci, ieri ero nel Val d'Arno e quando ho visto quell'uomo che mi ha detto grazie perché mi avete, grazie alla vostra coerenza, avete mantenuto la parola, mi mandate in pensione 4 anni prima del previsto e posso stare per un po' di tempo vicino a mia moglie che non so quanto rimarrà ancora qua. Ed è qualcosa che ti apre il cuore. Ed è qualcosa che ti dice, sono orgoglioso di quello che stiamo facendo. In bocca al lupo, quindi, qua c'è un sindaco tosto, l'abbiamo scelto perché è bravo, non perché ci servano gli spot. A me non me ne frega niente se è sulla sedia a rotelle o se corre i 100 metri in 10 secondi. L'abbiamo scelto perché è bravo. Non abbiamo bisogno di pubblicità. Le lasciamo agli altri, ma magari sarà un pochino più attento e sensibile e servirà anche a noi a livello nazionale, perché occuparsi a parole di barriere architettoniche è un fatto, avere un sindaco che lo vive sulla propria pelle è un altro fatto. E quindi magari ci sarà più attenzione, questo sì, ma perché sa di che cosa sta parlando, non perché l'ha visto nelle slide. Quindi... E poi avete 20 giorni, lo dicevo, fuori abbiamo tantissimi amici fra gli italiani, milioni di amici fra gli italiani, ma qualche avversario nelle stanze importanti. Io mi tengo ben stretti i milioni e mi tengo ben stretti anche gli avversari. Vi chiedo in questi 20 giorni di fare quello che non posso fare io. Non posso essere ovunque, non posso fare qualunque cosa. Stamattina abbiamo cominciato a Firenze, poi siamo passati a Magione, Foligno, poi abbiamo Latina, poi stanotte Frosinone, poi domani mattina Benevento, Caserta, finisco a Napoli con una preghiera per quella bimba di 4 anni che sta lottando per la vita in ospedale, che è finita in mezzo a 2 delinquenti, ma che almeno si sparassero fra di loro senza rompere le palle alla gente che non c'entra, almeno se la prendessero fra di loro. E vabbè. Però anche su questo, come per l'omicidio di Viterbo, ci sono le forze dell'ordine che senza sosta stanno lavorando giorno e notte per andare a beccare quei delinquenti. E poi, certo, i sindaci fanno la differenza, poi nessuno promette miracoli, eh? Io non posso promettere che ci saranno reati zero, furti zero, omicidi zero, rapine zero, stupri zero. Posso impegnarmi a ridurli. Ovviamente il sindaco è importante. Noi a Napoli abbiamo mandato in questi mesi da ministro dell'interno, io non guardo in faccia i sindaci possono essere della Lega, di centrodestra, di centrosinistra, sopra, sotto, civici, non mi interessa, il ministro lavora con tutti i sindaci, abbiamo mandato 136 poliziotti,
53 vigili urbani, centinaia di militari per l'operazione Strade Sicure. Abbiamo acceso non so quante telecamere in giro per tutta la città. Operazione Strade Sicure, operazione Scuole Sicure. Sono andato personalmente in alcune periferie napoletane. Abbiamo dimezzato il numero di immigrati presenti. La polizia ha arrestato non so quanti camorristi. Certo che se il sindaco di Napoli, invece di occuparsi di Scampia o del Vasto, perde il suo tempo ad allestire una flotta di navi napoletane per andare nel Mediterraneo a prendere gli immigrati, capite che farla è difficile, Come se il sindaco di Foligno, con tutti i problemi che ci sono a Foligno, domani decidesse di occuparsi di Venezuela. Di Venezuela si occupa il governo e spero che non ci sia più nessuno al governo che difende uno degli ultimi dittatori sanguinari di sinistra che sta affamando un intero popolo in Venezuela. Tocca a voi, il 26 maggio, e il treno passa al 26, e il 27 il treno è andato. I rimpianti del giorno dopo non ce li possiamo più permettere. Io vi chiedo in questi 20 giorni di parlare alla testa e al cuore degli umbri che ancora non hanno deciso. È il 26 maggio, magari sto a casa, magari c'ho la cresima, magari c'ho la scampagnata, ho prenotato il weekend fuori. E tanto, sì, è vero, quelli della Lega c'ha ragione, stanno lavorando bene, però votali tu. Tanto non è il mio voto che fa la differenza. Il 26 maggio, sicuramente per Foligno, ma soprattutto per l'Europa, per salvare l'Europa, ogni singolo voto di ogni donna e di ogni uomo dell'Umbria fanno la differenza. Chi sta a casa si prende la responsabilità storica di lasciare ai nostri figli un'Europa che muore di precariato, paura e terrorismo islamico. Questo è il rischio che abbiamo alle porte. Un califfato islamico fondato sulla precarietà, sulla povertà e sulla disoccupazione. Quindi vi chiedo, campanello per campanello, via per via, associazione per associazione, negozio per negozio, quello che vogliamo fare l'abbiamo dimostrato. La direttiva Bolkestein l'abbiamo azzerata. Sulle tasse, siamo partiti dai piccoli, partite IVA, artigiani, commercianti, vogliamo arrivare a tutti. Per questo che non capisco, spero che sia stato male interpretato il Presidente del Consiglio quando ha detto ridurre le tasse alle famiglie e alle imprese non è un'urgenza, si può fare più avanti. No, amico mio, di questo bisogna parlare in Consiglio dei Ministri, in Parlamento, di ridurre le tasse alle famiglie e alle imprese, non di beghe o manfrine politiche. Adesso è il momento di ridurre le tasse, non fra un anno. Quante aziende avranno chiuso da qui a un anno? Quante botteghe avranno chiuso a Foligno da qui a un anno? Per la concorrenza sleale magari delle grandi multinazionali che arrivano dall'estero a venderci le schifezze che vengono prodotte nell'altra parte del mondo. Difendere l'agricoltura italiana, i prodotti italiani, il commercio italiano. Questo dobbiamo fare in Europa. Quindi conto su di voi. Poi in bocca al lupo, qua vedo alcuni sindaci umbri, un passo per volta. Adesso oggi parliamo di Foligno. E quindi conto su di voi, se avete voglia il 26 maggio cominceremo a fare in Europa quello che stiamo facendo in Italia e soprattutto non siamo più soli, l'Italia era isolata fino a qualche anno fa, quando andavamo in Europa, quando i nostri ministri andavano in Europa a volte non li riconoscevano e gli facevano portare il caffè, ah questo è il ministro italiano, arrivi dopo, il caffè per me senza zucchero, grazie, e poi quando abbiamo deciso può entrare anche lei. Adesso per darvi l'idea di come è cambiato e di come siamo tornati centrali, di solito per le elezioni europee eravamo noi politici italiani che andavamo all'estero per accreditarci e dire a Parigi, a Londra, a Berlino, a Madrid, faremo come voi. Sabato 18 maggio in Piazza Duomo a Milano, spero che ci saranno anche tanti di voi, verranno in Italia Marine Le Pen, gli austriaci, i tedeschi, i bulgari, gli svedesi, i danesi, i finlandesi, gli olandesi, qua, perché la salvezza dell'Europa, come la storia insegna, riparte dall'Italia, dalla culla della civiltà, un paese con meno tasse, meno burocrazia, meno clandestini, l'Italia e l'Umbria, più di tante altre regioni,
è la terra più bella del mondo dove vivere. Non abbiamo niente da invidiare ai lussemburghesi, ai portoghesi, agli estoni, con tutto il rispetto per tutti. E quindi, se ci date una mano a avere una domenica pomeriggio tanta gente così dentro e fuori, ci dice che stiamo lavorando nel modo giusto. Quindi viva Foligno, viva l'Umbria, viva la Lega e grazie per la mano che ci darete da qui al 26 maggio. Se voi non mollate, io e loro non molliamo. Grazie a tutti. Grazie di cuore a tutti.